Si è svolta ad Ortezzano, ospiti del noto ristorante Mamma Rosa, la quarta tappa del nuovo ciclo di incontri sul territorio promossi da Regione e PSR Marche per presentare i bandi aperti e quelli di prossima emissione. Una ulteriore occasione, fortemente voluta dall'assessorato regionale all'agricoltura guidato da Mirko Carloni, per condividere riflessioni e anticipazioni sulla prossima programmazione 2023-2027 e continuare il dialogo con gli imprenditori agricoli e gli stakeholders sui temi legati alle politiche di sviluppo rurale. Al centro di questo appuntamento la presentazione dei bandi PSR Marche dedicati all'agricoltura a basso impatto ambientale e a quella biologica. Tra gli accordi agroambientali d'area e il biologico, la nostra è una agricoltura che è sempre più vocata al basso impatto ambientale, alla produzione di qualità che tenga ben presente il valore del prodotto agricolo come cibo e quindi come salute. Questa cultura deriva da tanti anni di tradizioni, di biodiversità che si è creata nella nostra regione e conservarla è il nostro dovere. Quindi le misure che vede tra gli altri diversi comuni attivi, tra cui quello dove siamo qui questa sera, Ortezzano, hanno sfruttato questa misura e altre ne usciranno proprio per poter finanziare e agevolare quelle produzioni agricole che in qualche modo hanno saputo integrare l'esigenza di abbattere l'impatto ambientale del sistema agricolo, che tra l'altro è un fatto che non è solo indicatore di qualità, ma permette anche di tutelare anche i microrganismi, la parte anche delle api per esempio, che molto spesso viene trascurata quando si fanno colture intensive, ma al tempo stesso magari queste misure migliorano la capacità produttiva dando maggiore reddito. Cioè quello che noi vorremmo è non impattare economicamente, ma fare in modo che la sostenibilità ambientale, che attraverso queste misure che stiamo presentando qui stasera a Ortezzano, ci sia anche un miglioramento da parte reddituale dell'agricoltura, in modo che gli agricoltori guadagnino di più. Assessore, siamo in una zona, la Val d'Aso, particolarmente vocata al biologico. Qui si possono fare davvero cose eccezionali. Il biologico è stata la prima misura che abbiamo fatto uscire con una dotazione importante. Tutte le imprese che hanno fatto richiesta hanno ricevuto il finanziamento e secondo me è uno stimolo ulteriore. Peraltro siamo riusciti a far inserire per la prima volta nel biologico il cavallo del Catria, siamo riusciti a inserire diverse cose nel biologico che prima non c'erano. Così come stiamo facendo il più grande distretto del cibo legato al biologico, che sarà una nuova storia, una nuova epoca per la nostra regione. Quindi credo che tutto insieme darà vita a una narrazione del nostro territorio in chiave agricola che risponde anche a quello che oggi il mercato cerca, i consumatori cercano, ma anche i turisti. Obiettivo primario del ciclo di incontri è quello di coinvolgere l'intera regione con incontri simili nella struttura generale che vengono poi declinati su specifiche esigenze del territorio e dei suoi operatori per quanto concerne la parte dedicata alla presentazione dei bandi. Sentiamo a questo proposito Lorenzo Bisogni, autorità di gestione PSR Marche. Oggi il tema che dobbiamo affrontare è quello dell'agroambiente, cioè cosa fa il PSR per favorire l'agricoltura che inquina meno. Le due misure più importanti sono il biologico, ovviamente la misura principe sotto questo punto di vista, e l'altra misura invece che si chiama appunto produzione integrata, e in questo caso non si azzerano i prodotti di sintesi come per il biologico, ma si riducono drasticamente. In quest'area in modo particolare noi abbiamo l'accordo agroambientale d'area per la riduzione dei prodotti chimici con il metodo della confusione sessuale. Abbiamo oltre 110 agricoltori che si sono accordati per usare tutti questo metodo sui 350 ettari circa di frutta. E questo metodo funziona. Gli agricoltori che aderiscono sono 110 frutticoltori con circa 350 ettari di frutta, quindi veramente quasi tutti in quest'area aderiscono a questo sistema. Prendono un contributo, ma allo stesso tempo riducono del 60-70% l'uso di prodotti, che è utile sia per i consumatori ma anche per gli agricoltori, che altrimenti rischiano anche la salute, no? Con tutti questi trattamenti. Quanti sono le risorse per questi bandi?
Il bando del biologico consuma ogni anno circa 25 milioni di euro, quindi sono veramente tanti. Per la produzione integrata, visto che la localizziamo solo in queste aree particolari, il consumo è molto più basso, si parla di un milione e mezzo all'anno. E ancora, per entrare più nello specifico delle due misure previste, abbiamo intervistato Silvia Fiorani, Direzione Agricoltura e Politiche Agroalimentari della Regione Marche. Sono in fase di presentazione le domande per le misure agroambientali, in questo caso oggi parliamo di produzione integrata e agricoltura biologica. Sono bandi annuali. La presentazione delle domande è stata prorogata al 15 giugno e quindi gli agricoltori interessati dovranno rispettare questa scadenza. Le risorse probabilmente saranno sufficienti a soddisfare le domande presentate. Per quanto riguarda la produzione integrale, qui abbiamo un bel esempio perché questo tipo di pratica agricola rientra nell'accordo agroambientale d'aria, che è una esperienza che abbiamo fatto, tra cui i primi qui nella Val d'Aso, e il comune di Ortezzano fa parte di questo accordo agroambientale. Siamo un po' primi in Italia, l'abbiamo già fatta nel precedente periodo di programmazione, abbiamo proseguito e gli agricoltori della Val d'Aso sono sempre stati molto determinati a fare questo tipo di accordo e di unione territoriale, utilizzando queste tecniche a basso impatto e proprio per avere il massimo dell'efficacia ambientale della pratica agricola. Si intende per tecniche a basso impatto? Allora, si intende la produzione integrata, che è un sistema che noi abbiamo scelto di far certificare o attraverso il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, quindi proprio un sistema di certificazione, oppure attraverso il marchio regionale QM. Quindi si seguono dei disciplinari di produzione. Presente all'incontro anche Mauro Acciarri, presidente di Confagricoltura Ascoli e Fermo, che ha illustrato alla platea il progetto a basso impatto ambientale, ovvero a residuo zero. Residuo zero è un progetto che porta l'attenzione del consumatore a un prodotto con una certezza della salubrità, con l'assoluta mancanza di fitofarmaci, e un prodotto tranquillo al 100%. È un progetto che va inteso su larga scala. Qui siamo su una valle dove c'è della frutticoltura, c'è dell'orticoltura, come se siamo sulle colline abbiamo dei cereali e soprattutto vigneti. Per fare questo è normale che bisogna, nella fase produttiva, impegnarsi un po' tutti, quindi fare dei protocolli di coltivazione uguali per aree, per macro aree, non lasciare tra virgolette la libertà al singolo produttore di interventi diversi dal vicino, lavorando su un residuo zero, che sarebbe un impatto nettamente diverso, quindi una programmazione degli interventi nel tempo, quindi l'agricoltore dove c'è l'obbligatorietà di seguire dei protocolli.